Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che non è del Criminatale! Ah, l'ultima volta che ho girato un video ero così infognata nei video del Criminatale che ero. Oggi ho pensato di ricominciare, di riprendere la nostra routine post-feste con un caro vecchio video tipo Oddio Review, tipo Oh mio Dio, provo cose strane di make-up. Questa volta ci concentriamo sugli occhi e proviamo in ordine gli stampini per fare l'eyeliner, il mascara rotante della Flomar, ruota davvero, e l'eyeliner a forma di calamaio di Tony Moly. Quindi cercheremo di fare una specie di look occhi, anche perché io devo andare, perché devo fare questo. Notate qualcosa? Me l'ha strappata mio figlio stamattina. In realtà me l'ha solo forzata e poi alla fine è caduta da sola, però vabbè, è più drammatico dire che me l'ha strappata mio figlio, no? Intanto, nota a me stessa. Questo maglione, che è praticamente un cane, e queste lenti a contatto non vanno d'accordo. Questo maglione perde tanti piccoli peletti e. Porca miseria! Inizierò quindi portandomi leggermente più vicini per iniziare a provare se queste cose funzionano davvero. Dovete confermarmi una cosa, dovete confermarmi che notate che io ho cambiato obiettivo, che mi sono regalato un obiettivo da euro per Natale. Ditemelo. Che si nota perché altrimenti vado a spararmi. Ora, semplicemente con la Naked Cherry, io farò un velocissimo make-up occhi e vedremo dove ci porta questo eyeliner e mascara rotante. Allora, prenderò Juicy. Ho già dato il primer, ma vedo che sta spieghettando alla grande. Yeah! Praticamente, questo obiettivo dovrebbe avere qualità super superiore rispetto a quelli di prima. Oltretutto, mi consente di. Far stare un pochino più lontana, non so se ve ne siete accorti, io prima stavo molto vicina alla telecamera. E perché non è che io stessi vicina, in realtà la telecamera era laggiù, ma utilizzavo un obiettivo molto zoomato e molto luminoso, quindi appunto dovrebbe esserci meno quel problema di luce bruciata che io facevo in post-produzione e appunto una cosa un pochino più naturale. Ditemi se vi piace. Semplicemente vado a schiaffare su tutta la palpebra, turn on. Scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, cosa ne avete pensato alla fine del Criminatale. Sono curiosa, vorrei sapere il vostro giudizio, vi è piaciuto, cosa fareste diversamente l'anno prossimo. Quindi ovviamente lo rifarò, ovviamente vita permettendo, però a me è piaciuto. Prendo di becca il Gold Lava e lo vado a dare all'angolo interno dell'occhio e sotto sopracciglia. Intanto, questi kit sono praticamente un kit con degli stampi 3 in 1 per fare la linguetta di eyeliner, che in genere è la cosa in cui tutti trovano un pochino più difficoltà. Sono molto scettica, ho visto che l'hanno recensito in altre persone, ma non ho guardato. Io dovrei avere due kit diversi, infatti c'è tipo, non lo so, mi sembrano identici in realtà. Ah no, c'ho il medium e lo small. Quindi iniziare con lo small, mi devo andare a fare le unghie, non ho voglia di andarci in drag, però ok. Ma ditemi un attimo, ma Miss Kylie, mi devo un attimo un pelino informare su questa cosa, perché non so se è un plagio, se ho il prodotto originale, l'ho preso da Amazon e non lo so. Cioè, sembra di Kylie Cosmetics, ma non lo so, non riesco a capire. Allora, c'è uno stampo, questo dovrebbe essere uno stampino. Oh, ah no, è proprio questa cosa in silicone. Come mi pare controintuitiva. Questo sarebbe lo small, no, scusate, io devo vedere il large. E questo è già enorme. Allora, differenza tra small e medium, vi assicuro. Anche lo small, così tanto small non è. Il medium è proprio una roba che spostati, la linea sottile la facciamo domani. Mi sta già prendendo male, quindi c'è questo stampo che ha la linguetta destra e la linguetta sinistra, è in silicone. Qui c'è un waterproof eyeliner gel, è un cushion. E poi abbiamo. In che senso? Cos'è questo? Ah no, c'è un eyebrow pencil, così. Ah, ok. Però non capisco cosa c'entri mettere una matita sopracciglia dentro un kit per fare l'eyeliner, ma magari sono io che non capisco. Quindi iniziamo pucciando il destro. Il destro.
il destro, vado veramente sodo dentro. Ah, si è abbastanza caramellizzata e ora vediamo se è più facile. Io devo andarmi a fare le unghie, quindi cioè io devo anche sbrigarmi a fare sta cosa. Vediamo davvero se è più veloce. Pronti? No, no, scusate, non mi sento pronta. Devo leggere di nuovo le istruzioni. È scritto in un inglese che dire maccheronico è dire poco. E il risultato su questa ragazza, diciamo che non mi sembra incoraggiante. Non voglio essere una hater, ma tipo che già lo sono. Oh, ho scritto assolutamente niente. Perché? Si è già seccato, vuoi dirmi questo? Cioè, vuoi dirmi che io ho una finestra d'azione così piccola? Il problema adesso sarà riandarci sopra perché l'ho pucciato a morte, però... Che gioie, le vedete le gioie? Ah! Ah, quanto è brutta avere ragione! Per dare il beneficio del dubbio, io ho il dubbio che sia questo il problema. Ora cercherò di arginare il danno, anche se questa cosa sembra attaccata alla mia palpebra. Oh mio Dio! Ora mi andrò a vedere tutte le altre review delle persone che hanno provato sta cosa. Devo capire se sono io o se sono loro. Riproviamo. Dicevo, visto che ho un altro eyeliner da provare qui, io intingerò questo nell'eyeliner. Oh mio Dio! Ma come sei carino! No, ma guardate com'è cute! Com'è cute! Non me l'aspettavo. Ah, è un altro cushion, ma che palle! No, questo è completamente... Ma perché... Questo è arrivato completamente secco. Completamente, cioè non scrive niente. Che delusione, era bellissima avere una cosa così. Ma perché devo andare tutto male? Il primo video dell'anno, perché devo andare così male? Magari è carino, però vi assicuro che questo è arrivato secco. Praticamente voi avete il cushion qui sotto, probabilmente anche quello il problema, non chiude particolarmente bene. Vedete, premo. E non esce niente. Quanto fail. Quanto fail. Nabla, salvami tu. E adesso proverò tipo a spennellare il Nabla su tutto lo stampino. Proviamo. Ok, è molto più difficile angolare questo che fare una linea di eyeliner, anche perché la punta in fondo non è sottile. È difficilissimo capire l'inclinazione giusta. Intanto il problema era il colore cushion, come sospettavo. Quindi bene, quello l'abbiamo imparato, gli eyeliner cushion fanno schifo. Ora, vediamo da questa parte, la faccio un pochino più esterna. Ah no! È difficilissimo non sporcarsi. Ok. Ok, meglio. Meglio, ma vedete che è strana, cioè che è tonda in fondo, io la voglio a punta in fondo, cioè cavolo, tonda la so fare anch'io con la matita. Il problema è avere una punta. Per amore di questo video io proverò di nuovo a destra. Il problema, sapete cos'è? L'angolazione, cioè è una cosa sporca completamente d'eyeliner che se sbagliate, proprio sbagliate tutto l'eyeliner, mentre se fate un tratto sbagliato quell'eyeliner non succede niente, al massimo potete correggere con un po' di correttore, cioè non fate mai un danno così grosso. Ormai il mio make-up occhi faccio finta che vada bene, cioè devo uscire. E riprovo quindi da questa parte. Oltretutto non si... Io sono una visionaria, mi chiama la dottoressa e io mi segno gli appuntamenti sulla mano con l'eyeliner di Nabla. Ah, dove eravamo rimasti? Dicevo, riprovo. Allora, il problema sapete cos'è anche? Che non si può stampare così da quello che ho visto. Cioè il risultato migliore è facendo... Cioè, accompagnando lo stamping, curvando. Cioè, non so se avete capito, non potete fare così. Dovete fare tipo così. Che è quasi più difficile che farsi la linea dei eyeliner. Perché, boh, magari prendendoci la mano diventa una cosa super veloce.
non lo so, per ora io non sono colpita, anzi sono tutta zozza di eyeliner, porca miseria, ladra, e ridaglie di correttore, ridaglie d'ombretto e alla fine siamo una torta. Ok, riproviamo. Ok, per essere venuta è venuta. Non ritocco volutamente la parte esterna perché voglio che siate voi a giudicare se va bene o no. Quindi sto facendo solo la parte interna. Quello che vi posso dire è che è una linea di eyeliner enorme. Cioè, se questa è la misura small, non oso pensare la large. È proprio una linea di eyeliner, vedete, bella cicciotta. Amy Winehouse, spostati. Lo vediamo? È un prodotto decisamente fail per me. Non gli do neanche un'altra possibilità, perché già per come è fatto, avendo la codina tonda alla fine, non bella appuntita, è un disastro annunciato per me. Senza contare che è molto più difficile angolare questo che angolare la linea di eyeliner che si disegna man mano. Anzi, adesso cercherò di sistemarla e vi farò vedere, secondo me, una linea di eyeliner fatta bene, che a questo punto sarà gigante, come deve essere. Oh! Oh, resta un grande problema di inclinazione tra le due, ma per quello non ho tempo di struccarmi. Ok, questa è una linea di eyeliner che mi piace. Ho dovuto ritoccare l'inclinazione, ingrossarla un po' per fare in modo da bilanciare la differenza di inclinazione, che vi assicuro io ci ho messo dell'impegno. Magari sembra che io stia qui e scherzi e cazzeggi, ma io provo a far funzionare le cose. La maggior parte delle cose che sembrano trovate nella vita non funzionano, purtroppo, e questa è una di esse. Ho perso il doppio del tempo, il triplo del tempo, forse il quadruplo, perché ormai piuttosto che io farmi una linea di eyeliner veloce, io esco con il mascara e basta, è questo il concetto. Se mi devo fare una linea di eyeliner, sto lì, perdo del tempo a cercare di farla adatta al mio occhio. Una linea così preformata raramente può essere adatta ad un occhio e comunque è difficilissima da fare. No, mi ha frustrata grandissimamente. Ci vuole di più a imparare ad utilizzare questo coso qui, secondo me, che imparare a usare un eyeliner del genere. Detto ciò, io voglio la gioia finale, voglio provare il mascara che ruota della Flomar. E porca miseria, fai che sia il mascara della vita, perché oggi non è l'aria, eh. Allora, devo tirare via questa linguettina qui. Ok. Gira! Gira! Fantastico. Vediamo come va. Oh mio Dio, mi fa un po' impressione, eh? A lasciarlo andare così da solo. Oh, vediamo sotto. Sotto dovrei tenerlo così, tipo, credo. Esatto, scomodissimo. Ok, commenti? Spegniti. Fare fa non è il mascara che wow ha della vita, però in effetti mi è sembrato che l'applicazione fosse un pochino più rapida rispetto a quando io mi metto il mascara. Sto sognando di metterci lo scovolino del Lash Paradise, cioè proprio di rotorizzare il Lash Paradise, che allora sarebbe la vita, perché ti eviti di fare... Perché in effetti se lo lasci lì, ora prova a stare ferma e a vedere com'è che fa, guardate. No, stare ferma non crea grandi risultati, comunque bisogna muoversi, ma mi sembra che sia... più rapida la cosa. Aspettate, è da un po' che non lo inserisco, poverino. È bello anche farlo girare dentro, così rimescola un pochino il contenuto del mascara. Quindi, tiriamo le somme. Allora, direi che questo è stato un video abbastanza fallimentare, nel senso che questo, secondo me, è abbastanza inutile, non è la rivelazione della vita, è veramente... difficile da usare, ci ho provato, deve essere una cosa, la vendono come una roba super facile, oh mio Dio, ti applicherai l'eyeliner come mai nella vita, non so se avete mai visto la pubblicità di sto coso, in realtà è più
più difficile imparare a usare questo che imparare ad usare un eyeliner normale. Secondo me è proprio inutile dover sporcare questo, dover cercare l'inclinazione giusta, stamparlo, dover collegare l'eyeliner. Secondo me è controintuitivo, secondo me si fa prima imparare a fare la linea di eyeliner oppure a non farla, non è mica obbligatorio. Per quanto riguarda questo, delusione grandissima, credo di contattare il venditore per farmelo rimandare, ma comunque se arriva secco, cioè questo qui è un problema, perché in effetti è troppo poco chiuso il cushion qui dentro. Il cushion deve essere ben sigillato per non seccarsi. Il mascara rotante, allora non è il mascara della vita, devo dire. Il fatto che ruoti in effetti forse rende più veloce l'applicazione, come avete visto si sbava lo stesso, le cavolate si fanno lo stesso, però è sicuramente divertente, non è un fail, continuerò ad usarlo, anzi vedrò se riuscirò anche a smontarlo, a metterci lo scovolino del Lash Paradise. Bene, io direi che è finito qui questo video disastroso. Siete contenti che questo sia stato il primo video dell'anno? Per chi se lo fosse perso, nel corso del Crimi Natale ho fatto il video dei top e flop del 2018 per quanto riguarda il beauty, quindi andatela a vedere, ve lo lascio qui nelle schede. Se vi è piaciuto questo video e se vi sono mancata dopo le mie ferie, mi raccomando mettete un pollice in su. Lo so che non ci sarà un video a settimana come prima, però ci saranno 3 video a settimana, che comunque è tanta roba. Vi ricordo che la programmazione dei miei video è lunedì beauty, mercoledì lifestyle, ossia chiacchiere, e venerdì do it yourself, lettering, creatività, insomma un po' di tutto. Spero davvero di avervi tenuto un po' di compagnia, che vi siate fatte 2 risate a mie spese, perché io di risate non me ne sono fatte, e vado a farmi le unghie. Ciao ragazzi! Muah!